Buon lunedì, amiche e amici, buon inizio dell'ennesima settimana di quarantena, speriamo se non l'ultima fra le ultime, perché non so voi, però sono ormai milioni e milioni gli italiani che non ne possono più e che non vedono l'ora, rispettando tutte le norme, di tornare a una vita normale, regolare, di lavoro, di incontri a distanza, ovviamente, ma una vita che sia vita. Le buone notizie arrivano per fortuna, continua costantemente il numero dei positivi e continua anche a diminuire il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Siamo al minimo da un mese a questa parte, anche in Lombardia, che è la regione più colpita da questa bomba, da questa calamità naturale, continuano a diminuire il numero dei ricoverati negli ospedali e degli intubati nelle terapie intensive. Ecco, contiamo che con buon senso sia finita questa ondata di morte. Adesso bisogna ricostruire, ovviamente, senza ignorare l'emergenza che può tornare ad affacciarsi, però l'emergenza economica e sociale è quella che ormai tre quarti di voi mi stanno segnalando tutti i giorni. Oggi ho fatto una riunione telefonica, ovviamente a distanza, con tutte le regioni italiane, da nord a sud, dove la Lega è in maggioranza e quindi governa e può fare, e dove la Lega è in opposizione, come a Roma, e può solo suggerire e proporre. E sono uscite delle iniziative molto belle in tutte le regioni dove appunto la Lega è al governo e può intervenire direttamente. Parto dalla Calabria, ad esempio, dove la giunta regionale e la regione ha stanziato ben 150 milioni di euro a sostegno del commercio, dell'artigianato, della piccola impresa, del settore turistico, del settore agricolo, e buona parte di questi andrà a aiutare a fondo perduto, quindi con soldi veri, non con prestiti, con nuovi debiti in banca, commercianti e artigiani. Sull'aiuto al pagamento degli affitti di commercianti e artigiani interviene direttamente anche la regione Friuli Venezia Giulia, che ha messo più di 7 milioni di euro a bando, un foglio semplice semplice per dare una mano al pagamento dell'affitto da parte di negozianti, commercianti, artigiani e piccoli imprenditori, visto che da questo punto di vista il governo non è ancora intervenuto, speriamo che lo faccia. Oggi, proprio oggi, Regione Lombardia ha stanziato 400 milioni di euro per aiutare tutti i comuni, soprattutto quelli più piccoli, con opere pubbliche, scuole, strade, asili, palazzi. Pensate, per un comune di 1.000 abitanti, nelle valli bergamasche o bresciane, 100.000 euro di contributo cash, con opere pubbliche ovviamente da avviare entro l'autunno, quindi soldi spesi bene, in fretta, dati a piccole aziende del territorio. Questo è l'obiettivo anche per inquinare di meno e per rischiare di minor contagio, far lavorare le imprese del territorio. Questo è un obiettivo, le aziende lombarde in Lombardia, le aziende siciliane in Sicilia, le aziende romane a Roma, senza magari fare megabandi che permettono di arrivare a lavorare, a fare affari in Italia, aziende dall'altra parte del mondo. Per quello che riguarda la regione Veneto, invece, oggi il Partito Democratico, veramente non conoscono vergogna, i signori del Partito Democratico, ha chiesto di commissariare anche Zaia, commissariare anche la regione Veneto. Hanno chiesto di commissariare la Lombardia, commissariare il Piemonte, oggi tocca al Veneto, domani non so chi altri vorranno commissariare, evidentemente fame di poltrone. Non gli basta la buffata di poltrone, decine e decine, che stanno facendo alla faccia del virus e degli italiani sulle nomine degli enti a livello nazionale. Vogliono commissariare chiunque non la pensi come loro. Pensate che Regione Veneto sta ancora in questo momento seguendo 20.000 malati direttamente a casa, 36.000 malati in ospedale, e hanno attrezzato Zaia e la sua squadra 740 posti letto in più negli ospedali in queste settimane. Ma evidentemente il PD non guarda quello che non riesce a fare a livello nazionale, vuole commissariare tutto quello che non è in linea con la sinistra, cosa che non mi sembra degna né di un momento di pace, men che meno
di un momento di guerra. Regione Piemonte, un'altra scelta da me pienamente condivisa, il sostegno agli alunni, agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie delle scuole pubbliche paritarie, asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole superiori. Pensate che sono 13.000 in Italia le scuole pubbliche paritarie per 800.000 studenti e 100.000 lavoratori. Anche da questo punto di vista intervengono i comuni, intervengono le regioni laddove il governo si è dimenticato. In regione Campania si sta intervenendo perché tanti sono i segnali e le richieste di aiuto da parte dei sindaci, da parte delle case di riposo, da parte della comunità economica. Pensate che la Regione Campania è una delle pochissime, se non l'unica, che proibisce per scelta di De Luca, secondo me difficilmente comprensibile, di portare a casa delle persone che non possono uscire il cibo, la pasta, la pizza. E quindi c'è un appello dei ristoratori, dei pizzaioli napoletani che sono famosi nel mondo: fateci lavorare in sicurezza, come accade in tutta Italia, come accade a Roma, come accade a Milano, come accade ovunque. Fateci portare a casa della gente che non può, non vuole uscire, una pizza, un piatto di pasta, un piatto di pesce. E quindi speriamo che in Regione Campania ascoltino il grido d'allarme della comunità economica e facciano anche i tamponi che il signor De Luca riteneva inutili fino a poco tempo fa. Governatore De Luca che dice chiuderemo i confini della Campania se riapriranno altre regioni, a parte il fatto che le regioni dovranno ripartire tutte insieme, però io ricordo sottovoce al signor De Luca che l'anno scorso più di 15.000 fra donne e uomini sono stati costretti a partire dalla Campania per venire a farsi curare, operare o visitare negli ospedali lombardi. Quindi spero che almeno il signor De Luca non voglia impedire ai suoi concittadini, ai napoletani, agli avellinesi o ai salernitani di continuare a farsi curare, visitare e seguire altrove, visto che evidentemente non c'è una sanità all'altezza dalle parti del signor De Luca, che preferisce parlare di chiusure invece di riaprire i tanti, troppi ospedali chiusi. Quindi queste sono solo alcune delle cose. In Regione Sardegna, e ringrazio il governatore e la giunta regionale, 120 milioni di euro di finanziamento, di soldi veri però, non di promesse alle imprese, alle famiglie. Uno dei grandi problemi che mi state sottolineando, su cui stiamo lavorando, è quello dei soldi promessi alle imprese. Vi ricordate il presidente Conte è andato in diretta televisiva promettendo miliardi e miliardi e miliardi alle imprese andando in banca. Orbene, voi state andando in banca e mi state inondando di WhatsApp, di messaggi in casella privata o in Messenger del fatto che in banca vi dicono soldi non ce ne sono. Non abbiamo ancora la modulistica e soprattutto se siete imprenditori, commercianti, artigiani che avete avuto delle difficoltà in passato, per voi non c'è nulla. Ed è una follia se ci pensate bene. Cioè, questi soldi agli imprenditori in un momento di crisi promessi dal governo potranno andare solo agli imprenditori che stanno bene e agli italiani che invece già avevano delle difficoltà prima del virus non può essere dato nulla. C'è qualcosa che non funziona in questo ragionamento. Teoricamente bisognerebbe aiutare prima chi ha più bisogno e poi chi ha meno bisogno, così dovrebbe funzionare. Ma questo è anche un tema che è emerso dal decreto Cura Italia, che in tanti di voi ci hanno segnalato, su cui stiamo lavorando e faremo le nostre proposte in diretta mercoledì su questa pagina per i disabili. Io sono pieno di denunce di famiglie e di associazioni di disabili che hanno chiesto tramite il commercialista i 600 euro, i famosi 600 euro di bonus per le partite IVA, per i liberi professionisti, per gli artigiani, ma si sono sentiti dire incredibilmente di no se hanno una pensione di invalidità o ad esempio legate a una malattia di tumore. Io ho tanti casi, incredibile, poi leggendo il decreto è vero perché c'è scritto nel decreto, che se hai anche solo 300 euro di invalidità perché sei stato malato di tumore o magari perché sei ancora in chemioterapia adesso, non hai diritto a nessun bonus. Ma stiamo scherzando. Nessuno si va a cercare il tumore. Nessuno si va a cercare l'invalidità o la disabilità. E se mai arrivino
il tumore o la disabilità dovrebbe essere un criterio per avere più aiuto, non meno aiuto. Ebbene, al governo sono riusciti a mettere nel decreto Cura Italia, è stato denunciato dalle principali associazioni di disabili ed è un tema su cui stiamo cercando come Lega di combattere e risolvere il problema e andremo fino in fondo, vi do la mia parola, chi ha una pensione di invalidità e sta ancora lavorando nonostante l'invalidità, nonostante la chemioterapia, nonostante il tumore, non ha un tubo, non ha diritto ad avere neanche i 600 euro. Ragazzi, ma stiamo scherzando, quindi questi sono temi concreti, non è filosofia su cui ci stiamo impegnando. Le banche, la sospensione dei mutui, un'altra cosa incredibile prevista in questi primi decreti del governo è che chi aveva anche una sola rata in arretrato di un mutuo non può chiedere la sospensione del mutuo. Anche qua non è di buon senso, non è morale, non è giusto. E escludere dall'aiuto chi già era in difficoltà prima del virus, quindi mutui, 600 euro, disabilità, sostegno per gli affitti, i pagamenti degli affitti, anche qua a livello governativo per chi vive in una casa in affitto privata o casa popolare non c'è nessun aiuto, nessun contributo, non ha senso. Non ha senso perché se uno è in affitto ovviamente non lo fa perché ci gode, lo fa per necessità e quindi avrebbe bisogno di più aiuto, non di meno aiuto. Anche qua tante regioni amministrate dalla Lega stanno dando un contributo diretto per il pagamento dell'affitto sia delle famiglie che delle imprese che dei negozianti, contiamo che lo faccia anche il governo a livello nazionale. Io intraleggo alcuni dei vostri tanti messaggi, ma avete visto, ormai gli anni passano per me come per molti di voi, mio figlio mi prende in giro occhiali da presbite per leggere da vicino, altrimenti non leggo nulla, però Davide lavora nel mondo dello spettacolo, di noi non parla mai nessuno e siamo messi malissimo. Aldo, Andrea, Cristina, basta con questo governo, siamo stanchi, non ci crede più nessuno. E poi c'è ancora Vladimiro, ancora non so cosa fare per coordinare la sicurezza sul lavoro. Claudio, che dice onore alla Lombardia chi sta combattendo. Debora, a oggi nessuno ha ricevuto la cassa integrazione, vero. Vincenzo, pensiamo a noi disabili. Assolutamente è quello che stiamo preparando con un pacchetto di richieste al governo, la possibilità di uscire per i disabili, soprattutto psichici, penso ai disabili psichiatrici, a chi è affetto da autismo, con accompagnatori in sicurezza, perché la reclusione fra mura domestiche è difficile per gli abili, fra virgolette, figurarsi per chi ha problemi psichici. Stiamo chiedendo finanziamenti veri e immediati per aumentare l'assistenza domiciliare a tutte le famiglie, a tutti i disabili che fruivano dei centri diurni in esterno, ovviamente. E poi è fondamentale la dotazione di mascherine e protezioni sanitarie per tutti coloro che lavorano nei centri disabili e nelle case di riposo. Non è possibile che ancora ad oggi dal livello nazionale, dallo Stato centrale, non siano arrivate tutte le mascherine, tutti i camici, tutti i guanti necessari a chi lavora negli ospedali, nei centri disabili e nelle case di riposo. Ragazzi, poi Lino dice, dici solo cazzate senza senso. Ora, uno può essere d'accordo o meno con quello che propone la Lega, però Lino, tu stai seguendo la diretta in questo momento su questa pagina, puoi fare tanto altro. Nessuno ti obbliga a farlo con la forza. Io sto riportando quello che stiamo facendo per cercare di risolvere alcuni, non tutti, non facciamo miracoli, ma alcuni dei problemi che gli italiani normali da nord a sud ci stanno sottolineando. E stiamo parlando da 10 minuti di affitti, di problema dei disabili, soprattutto degli autistici e delle malattie psichiatriche. Stiamo parlando di soldi per le imprese che non ci sono se sono in difficoltà, stiamo parlando dei 600 euro che non arrivano a chi è in chemioterapia o ha una pensione di invalidità e stiamo parlando dell'aiuto concreto dato a alcuni sindaci da alcune regioni alle famiglie che non ce la fanno a tirare avanti, dagli alunni delle scuole paritarie agli agricoltori in difficoltà, ai pescatori, quindi non vedo dove siano le cazzate.
lo dico a Lino D'Amato di cui ho intraletto, puoi dire non mi stai simpatico, puoi fare altro, puoi leggere un libro, puoi guardare la televisione, intanto in televisione tutti dicono quanto è bello Conte, quanto è bravo il governo, basta accendere la televisione, Rai, Mediaset, La 7, basta comprare un giornale qualunque, se qualcuno vuole sentirsi dire che il governo sta facendo miracoli, che il governo sta risolvendo tutto, che i soldi della cassa integrazione sono arrivati, che i 600 euro sono arrivati a tutti, che gli imprenditori hanno trovato in banca tutti i soldi che gli erano stati promessi e quindi gli agenti di commercio non hanno problemi, i parrucchieri non hanno problemi. Bene, accendi un canale televisivo qualunque, ripeto, dalla Rai alla 7 e ti dicono che non c'è problema perché il governo sta risolvendo tutto. Ora, noi non facciamo miracoli, però alcuni problemi li stiamo risolvendo al posto di altri. E quindi se vuoi dare un contributo, sei il benvenuto. Se vuoi suggerire qualcosa, proporre qualcosa, se vuoi anche fare una critica costruttiva, sei il benvenuto. Ma venire qua in un momento di difficoltà per tutti, di emergenza per molti, in un momento di morte, di lutto e di preoccupazione economica e sociale per tanti, a dire Salvini sei un coglione che dici solo cazzate, Non penso tu faccia un servizio utile né alla sinistra né tantomeno al paese, perché ripeto, stiamo portando avanti proposte concrete per il popolo, perché teoricamente la sovranità apparterrebbe al popolo, non alle task force o ai nominati. Sulle case di riposo bisogna andare fino in fondo. Quasi 7.000 morti in tutta Italia. Ripeto, perché ancora ad oggi non arrivano protezioni, mascherine, ossigeno, guanti, occhiali, tute, camici? Non chiediamo miracoli, ma siccome vorremmo tornare a uscire, non so tu, Lino, a cui non sto simpatico, ma io ho una gran voglia di uscire. Ci sono milioni di italiani che hanno una gran voglia di lavorare. Io parlavo oggi con l'assessore al commercio, Nino Spierlì, della Regione Calabria. Ci sono tanti piccoli imprenditori calabresi, tanti artigiani, tanti piccoli commercianti che hanno voglia di ripartire, magari con le consegne a domicilio, magari portando a casa della gente quello che la gente non può prendere. Giorgio scrive: io produco pentole. Tamara dice: ci vuole concretezza. Assolutamente sì. Ci arrivo poco, mi spiace, non riesco a leggere tutti. Però, ripeto, sui disabili mercoledì faremo le nostre proposte. Sulle banche stiamo combattendo perché il decreto per le imprese non diventi un decreto per le banche. Perché qua molti di voi ci stanno segnalando che andando in banca si sentono chiedere l'apertura di un nuovo conto corrente, ci sono tassi di interesse, ci sono commissioni e poi molti di voi mi hanno scritto, io già avevo un affidamento di 20.000 euro, mi hanno detto ti do 5.000 euro in più alle nuove condizioni. E quindi non è così che si aiutano le imprese, anche perché in Svizzera, in Giappone, in Germania, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti i soldi sono cash subito senza troppe trafile. A proposito di Austria, hanno riaperto molti negozi in Austria. A proposito di Germania, proprio oggi hanno riaperto molti negozi sotto gli 800 metri quadri, quindi la proposta è perché no anche in Italia, in sicurezza, non a macchia di leopardo, un po' in Calabria, un po' in Lombardia, un po' nel Lazio, un po' in Abruzzo. Però riaprire, ad esempio in Germania leggevo che hanno riaperto i negozi di giardinaggio, i negozi di bricolage, di falegnameria, di lavoro domestico. Ora molta gente è a casa, permettiamo a chi è a casa almeno di dare una sistemata, permettiamo a chi ha la fortuna di avere un giardinetto, non è il mio caso ma molti ce l'avranno questa fortuna, di fare due lavori, di piantare un po' di insalata, di aiutarsi a sopravvivere in un momento difficile come questo. Ecco, moltissimi di voi mi stanno confermando che la cassa integrazione non è arrivata. Qualcuno si ricorda in televisione la promessa: il 15 aprile arriverà la cassa integrazione. Oggi siamo mica al 20 aprile. Ecco, no, hanno istituito al governo una commissione sulle fake news.
Ebbene, le fake news sono anche illudere milioni di italiani di soldi che dovevano arrivare e non sono arrivati. Ad esempio, sull'agricoltura ci sono due visioni del mondo diverse, dell'Italia diverse, non so come la pensiate voi. C'è la visione del governo che dice bisogna regolarizzare 600.000 immigrati per usarli, per lavorare nei campi, per raccogliere frutta e verdura. Poi non si capisce questi 600.000 immigrati come li abbiano quantificati. La visione della Lega e dei sindacati, ad esempio penso alla Coldiretti, agricoli, è diversa. Reintroduciamo i voucher eliminati dal decreto dignità, reintroduciamo i voucher nell'agricoltura e nel turismo per permettere di lavorare anche per qualche settimana o per qualche mese a studenti, precari, disoccupati, cassi integrati, pensionati. Quindi ci sono due visioni dell'Italia diverse. Io non dico che una sia migliore e una sia peggiore. C'è quella dell'attuale governo che per bocca del ministro dell'agricoltura, sostenuta dai tanti lino che ci sono in Italia, dice saniamo 600.000 immigrati clandestini per farli lavorare nei campi, opzione A, e c'è l'opzione B. Reintroduciamo i voucher per permettere di andare a lavorare nei campi a quegli studenti, a quei disoccupati, a quei pensionati, a quei cassi integrati, a quegli stagionali senza nessuna protezione che sono a casa. Quindi lascio a voi giudicare perché prima o poi il popolo tornerà a uscire, tornerà a farsi vedere, tornerà a contare. Noi stiamo vivendo da 2 mesi in una forma di democrazia sospesa. Non so se ve ne siete resi conto, in Parlamento non passa quasi più niente. Io domani sono in Senato e il Presidente del Consiglio verrà a informare il Senato e poi la Camera dei Deputati di che cosa andrà a fare a Bruxelles al Consiglio europeo. Ma non è così che prevede la legge. Io mi domando dove sono coloro che dovrebbero garantire il rispetto della legge e della Costituzione. La legge numero 234, legge Moavero del 2012, prevede per legge, non come possibilità o come opzione o come passatempo, prevede per legge che prima di ogni Consiglio europeo, che riunisce i capi di Stato e di Governo, il Governo debba andare in Parlamento e il Parlamento debba votare gli indirizzi e dire al Presidente del Consiglio che cosa può andare a trattare a Bruxelles a nome degli italiani. E invece così non accadrà, né domani né dopodomani. Il presidente Conte viene a informarci e poi va a Bruxelles. Ne stanno discutendo tutti i giornali, ne sta discutendo tutta Europa, tutto il mondo, e il MES, e gli Eurobond, e Sure, e la Banca Centrale, la Banca degli Investimenti. Il presidente del Consiglio al di fuori della legge, e mi spiace che chi di dovere non abbia ancora detto una parola, se ne frega del popolo e del Parlamento che rappresenta il popolo. Non è normale. La task force, ormai siamo arrivati a 15 task force. C'è un commissario nominato dal governo che propone una app privata per seguire gli italiani. Ora sappiamo che siamo già quotidianamente seguiti perché chiunque sia su Facebook, su Amazon, su Google, ovviamente ha i suoi dati a disposizione, ci seguono. Ci guardano, ci osservano, ci ascoltano. Però usare l'emergenza virus per affidare a una società privata, senza essere passati dal permesso di nessuno, nessun garante, nessuna authority, nessuna commissione, niente. I dati privati degli italiani, la vita privata degli italiani, i dati sanitari degli italiani, i dati bancari degli italiani, non è normale. Farlo così, come se nulla fosse. La libertà non è in vendita, non c'è virus che tenga. La libertà è il bene più prezioso che il buon Dio ci ha dato come uomini e come donne, come esseri umani pensanti. Quindi non si pensi qualcuno di abusare dell'emergenza sanitaria per derubare gli italiani non solo dei loro risparmi, ma anche della loro dignità e della loro libertà. Qualcuno ci ha detto per settimane, i grandi giornaloni, le televisioni, però dovete stare zitti. Siete all'opposizione, ma dovete stare zitti, perché se no si fa il male del paese. No,
se c'è bisogno di dire la verità per salvaguardare il futuro dei nostri figli, la diciamo, abbiamo il dovere di dirla. E quindi non si possono svendere la vita privata, i risparmi, il lavoro e il futuro degli italiani. Quindi stiamo lavorando con cautela, con buon senso, col sostegno della comunità scientifica per poter tornare a uscire, a lavorare, a produrre. Anche perché il problema vero è quello che state scrivendo. Se non hai un contratto di lavoro a tempo indeterminato in banca non ti danno niente. Se non hai delle garanzie in banca non ti danno niente. Se non hai bilanci a posto in banca non ti danno niente. Anna dice: cosa ci si aspetta a ribellarci tutti? E Anna non si può uscire di casa adesso. Però non so voi, ma io ho voglia di farmi vedere, di farmi sentire, di farmi ascoltare, di farci valere. Sono stufo di dovermi attaccare alla televisione o alle dirette Facebook di qualche ministro per sentirci raccontare quando si va a scuola, quando non si va a scuola, sei politico per tutti e gli esami di maturità e forse l'università non riapre. Ecco, anche sulla scuola ci sono decine di migliaia di insegnanti precari che insegnano da anni che verrebbero mandati al macero perché il ministro pensa di fare dei concorsi in estate. Ma hai già migliaia e migliaia di insegnanti che sono sui banchi di scuola da anni. Ma che cosa ti serve fare altri concorsi? Promuovi chi sta faticando da tempo. Francesca dice: ci avete abbandonato. Ragazzi, noi stiamo raccogliendo ovviamente online le proposte, le portiamo sui tavoli del governo perché questo è il nostro compito. Per il momento, onestamente, il governo ci ha ascoltato zero. Anche se la Lega e il centrodestra sono in maggioranza in questo paese. Questo è il dato. La Lega è il primo partito di questo paese, il centrodestra è la prima forza di maggioranza in questo paese. Quindi stiamo ragionando pensando al futuro. Stiamo progettando un'idea di Italia dei prossimi 20 anni che sarà diversa. Sarà diverso il nostro modo di vivere, di andare ai concerti, di andare in fabbrica, di prendere il treno, di prendere l'autobus, di andare a lavorare. Quindi abbiamo un'idea di paese con molta meno burocrazia, con molte meno tasse. Ecco, anche qua si confronteranno due idee d'Italia diverse, una fondata sulla complicazione, sui permessi preventivi, sui vincoli, sugli esami, sulla Corte dei Conti, sull'abuso d'ufficio, sulla sovrintendenza che deve dire tutto il contrario di tutto. La mia idea d'Italia post-virus è un'Italia più semplice, più libera. Libertà di impresa, libertà di scelta, libertà educativa, silenzio assenso. Io porto la mia domanda in comune, non mi rispondi entro 60 giorni, comincio con i lavori e mi controlli dopo. Una pace fiscale almeno per il tutto il 2020, l'azzeramento delle liti con Equitalia, con l'Agenzia delle Entrate. Questa è l'idea d'Italia che scommette sulla buona fede degli italiani, che ha fiducia negli italiani, che ha fiducia nei commercianti, negli artigiani, nei piccoli imprenditori, nelle partite IVA, nel popolo che ha fatto grande questo paese, senza 6.000 moduli, autorizzazioni preventive, controlli, verifiche, le ispezioni, l'Agenzia delle Entrate, gli ispettori del lavoro, i sindacati, per carità, tutto regolare, tutto fatto in piena sicurezza, però ragazzi, combattere, combattere, quindi c'è in ballo non qualche poltrona o qualche ministero, c'è in ballo la libertà del nostro paese. Anche qua Conte andrà a Bruxelles a decidere del futuro degli italiani senza un mandato parlamentare, senza aver ascoltato il popolo rappresentato dai suoi responsabili eletti. A Roma ci sono diverse idee del futuro dell'Italia. C'è qualcuno di Battista dei 5 Stelle che ha detto che bisogna affidarsi ai cinesi. Ha avuto quantomeno l'onestà intellettuale di dire affidiamoci ai cinesi. Quindi il nostro futuro, il futuro dei nostri figli, il debito italiano può essere affidato ai cinesi, a Pechino. Il PD dice affidiamolo a Berlino. Ecco, io non vorrei affidare il nostro debito, i nostri risparmi, il nostro futuro né a Pechino né a Berlino, ma tenerlo in Italia, con un'emissione straordinaria, massiccia, abbondante, di qualunque cifra serva, come direbbe Mario Draghi, e
e come sostengono Giulio Tremonti e centinaia di economisti ed imprenditori italiani, buoni del tesoro destinati a cittadini italiani, esentasse con condizioni fiscali vantaggiose perché il debito e la ricostruzione italiana torni in mano italiane, come stanno facendo i giapponesi. Né più né meno. Non vorrei che i nostri figli dipendessero né da Pechino né da Berlino. È questo. Certo, noi ci troviamo a discutere di questo in diretta Facebook, perché, ripeto, per il momento, come ai tempi, vi ricordate i tempi del governo Monti, quando arrivò il governo Monti salutato come salvatore da tutti i giornali, da tutte le televisioni, dalla stragrande maggioranza dei partiti, dei sindacati, degli intellettuali e dei professori? Ecco, ci ha lasciato il ricordo l'IMU, la legge Fornero e una crisi economica che è durata 3 anni. Non vorrei tornare a un film già visto. Quindi, noi ci siamo, stiamo ascoltando tutte le categorie di produttori, di lavoratori, stagionali, precari, disoccupati. Non dico cassi integrati perché la cassa integrazione promessa non è ancora arrivata. Ecco. Ho letto un messaggio, basta coi disabili. Cioè, spero di aver letto male. Uno che ha appena scritto, basta coi disabili, non ne possiamo più. Ora, se hai scritto veramente così, vergognati. E vai pure su altre pagine. Non mi interessi fra gli amici di Facebook. Se hai scritto così, mi fai schifo. Mi fai schifo. Non sei un uomo? Basta coi disabili, hai rotto. Ma ti rendi conto della bestemmia? In democrazia tutto è permesso, anche le cazzate. Però dai, basta coi disabili, hai rotto, è una roba che non si può sentire. E non mi interessa se sei di sinistra, sopra, sotto, 5 Stelle. Uno che scrive basta coi disabili, hai rotto. È un mentecatto. Non ti auguro mai di vivere l'esperienza che mamme spettacolari e papà spettacolari stanno vivendo con dei bimbi che hanno più problemi rispetto ad altri bimbi. Quindi vai su altre pagine, guarda, te ne prego. Vai a parlare con Repubblica, col Fatto Quotidiano, con chi vuoi tu, non qua. Non abbiamo bisogno di te. Se c'è una critica costruttiva, per carità, falla, siamo qua apposta, nessuno nasce scienziato, abbiamo bisogno di consigli perché sbagliamo, figurati, più volte al giorno, ma per uno che scrive basta coi disabili, Salvini hai rotto le palle, ecco, questa è la pagina sbagliata, vai altrove, vai dove vuoi, ma non qua, e porta rispetto a chi con dignità, con coraggio, combatte una doppia battaglia, già difficile in tempi normali, ancora più difficile in tempi come questi. Pensiamo ai malati cronici, pensiamo alle malattie rare, pensiamo già alle difficoltà per i non udenti, per i non vedenti, per chi ha bisogno di una mano, di un'assistenza continua 24 ore su 24 a combattere in un momento di pace. Figurati in un momento come questo, dove è saltato tutto quello che sarebbe normale. E quindi se vuoi criticare, critica, ma non scrivere cazzate. In tanti state scrivendo che dei 600 euro promessi non avete visto una lira, che della cassa integrazione permessa non avete visto una lira. Barbaro, quasi 59 anni, sono disoccupata, non ho visto niente. Luca, chi è stato assunto con un contratto di un mese non ha visto niente. Ragazzi, qua non stiamo a far polemica, stiamo cercando di raccogliere segnalazioni e di dare risposte. Tutto qua, poi non facciamo miracoli. Però, laddove la Lega governa, ci sono tanti sindaci, ad esempio, che hanno aumentato i fondi per l'assistenza domiciliare dei disabili. Ci sono dei sindaci che hanno già restituito le rette pagate dai genitori per l'asilo nido e per la scuola materna del mese di marzo e del mese di aprile, che non hanno ovviamente fruito di questi servizi. Quindi cerchiamo
limitare i danni e di aiutare più italiani possibili in questo momento di difficoltà. Non vedo l'ora di uscire e di tornare a far politica con la P maiuscola in mezzo alla gente, andando nelle fabbriche, andando negli ospedali, andando nelle scuole, perché di farla a distanza attraverso uno schermo, per carità, siete stupendi sempre e comunque, però ho voglia di contatto umano. Certo, ci vorrà tempo, a distanza, con le mascherine. Io saluto i poliziotti che oggi ho incontrato all'aeroporto di Fiumicino, abbiamo fatto le foto a distanza. Saluto anche, permettetemi di dirlo, tutte le donne e gli uomini della polizia locale in tutta Italia. Ieri ho fatto un passaggio in trasmissione TV da Giletti, che qualcuno ha colto come un passaggio poco generoso nei confronti degli agenti della polizia locale e me ne scuso, perché figurarsi se per chi indossa una divisa, di qualsiasi tipo sia questa divisa, io non porto enorme rispetto, enorme stima. Polizia locale, ma le guardie giurate, i vigili del fuoco, i militari, i carabinieri, i poliziotti, i finanzieri, tutti coloro che indossano una divisa. Ho semplicemente detto che per istituire una zona rossa, come si sarebbe dovuto fare a Bergamo e a Brescia, serviva l'esercito. Per controllarne i confini serviva la polizia, servivano i carabinieri, serviva lo Stato. Non potevano essere gli agenti della polizia locale che magari sono in tre in un comune della provincia di Brescia o di Bergamo a garantire il presidio della zona rossa. Quindi non era uno sminuire il lavoro degli agenti di polizia locale, che anzi stanno morendo come più di altri e stanno lavorando come più di altri in questo momento. Quindi mi scuso se qualcuno l'ha presa come un attacco personale, figurarsi. Porto e finché campo porterò un rispetto enorme a chiunque faccia un servizio pubblico lavorando con una divisa, siano poliziotti di Stato, siano agenti della polizia locale, provinciale o regionale. Semplicemente per garantire la sicurezza di una comunità non bastano gli agenti della polizia locale, serve la presenza dello Stato, servono i militari e servono i carabinieri. Era questo. Quindi, se c'è qualcuno che l'ha presa come un attacco, era l'ultima delle mie intenzioni, vi chiedo umilmente scusa, perché non ho nessun titolo per criticare niente e nessuno. Ogni tanto facciamo cose senza pubblicizzarle. I parlamentari della Lega, sia a livello nazionale che europeo, stanno donando centinaia di migliaia di euro, anzi probabilmente ormai siamo al secondo mese di quarantena, milioni di euro ai propri ospedali, all'ospedale del proprio comune e della propria regione. Lo facciamo senza pubblicare gli scontrini, senza andare a pubblicizzarlo con le magliette in televisione, però ciascuno sta donando parte importante del proprio stipendio per aiutare le proprie organizzazioni sanitarie del territorio. Quindi è questo che vorremmo tornare a fare all'aperto. Quindi è assurdo che poi chi ha contagiato il mondo adesso sia in condizioni di comprare una parte del mondo che ha contagiato. Noi pensiamo che la libertà dei cittadini non sia un bene disponibile a nessun governo. E quindi il presidente Conte, prima di mettere in discussione la vita privata, i dati sanitari, i dati bancari, i risparmi degli italiani, ci dovrà pensare 18 volte e non vedo l'ora di tornare a uscire per farci vedere, per farci contare, per farci pesare, per farci ascoltare. È questo perché fra task force, fake news, app, telegiornali a senso unico, giornali a senso unico, non se ne può più. Leggere che oggi il Partito Democratico chiede il commissariamento del Veneto, che è una regione che ha reagito con un'energia, una voglia, un sacrificio incredibile all'assedio di questo virus. Leggere gli insulti gratuiti al governatore della Lombardia, a dei sindaci che ci stanno mettendo l'anima, in molti anche contagiati perché sono in prima linea per combattere il virus. Bene, qualcuno che pensa, ma d'altronde a sinistra ci siamo abituati, usare i tribunali
al posto delle cabine elettorali? No. Per quello che mi riguarda, io andrò in tribunale a Catania sabato 4 luglio tranquillo, confidando nel giudizio sereno dei magistrati italiani, perché non ho compiuto nessun sequestro di persona, ma ho difeso l'interesse e la sicurezza del mio paese. Vi posso dire che non permetteremo l'approvazione in Parlamento di nessuna tassa patrimoniale, e lo ripeto, di nessuna tassa patrimoniale. Io vedo che alcune forze di governo stanno parlando della Covid tax, della virus tax, di una tassa sugli stipendi, sui risparmi in banca e su chi è proprietario di casa, come se la casa non fosse già sufficientemente tassata, come se gli stipendi non fossero già sufficientemente tassati. Follia! Fermeremo con qualunque mezzo democratico possibile le follie che arrivano da una certa sinistra che vorrebbero tassare tutto e burocratizzare tutto, anche in un momento di emergenza. E ci vuole il timbrino dei sindacati, e ci vuole il bollino blu dei sindacati, e per la cassa integrazione, e per questo, e per quest'altro. No, dai, ragazzi, no. Ma basta che qualche giornalista stia leggendo i tanti messaggi che stanno arrivando: partite IVA che non hanno visto una lira, cassintegrati che ancora non sono cassintegrati perché non hanno visto una lira, imprenditori che in banca si sono sentiti dire non c'è nulla, sindaci che, ripeto, non hanno più i soldi neanche per pulire le strade. Quindi vi leggo: in tanti avete voglia di uscire, di lavorare, di tornare a farsi vedere, a farsi contare. E ragazzi, non vedo l'ora di farlo. E io spero che si possa tornare presto a lavorare in Puglia, come in Friuli, in Sicilia, come in Piemonte. Questa reclusione forzata inizia a essere lunga, 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 lunga. Non vorrei che qualcuno magari tendesse ad allungarla sempre di più per mantenere il controllo sull'Italia e sugli italiani, ma ogni giorno che passa è un giorno che per i nostri imprenditori, i nostri commercianti, i nostri operai, i nostri lavoratori, le nostre partite IVA, è un giorno perso, anche perché, ripeto, altri paesi sono già tornati a correre, a produrre. Si può fare in sicurezza, sì. Ci sono imprenditori che stanno pagando di tasca loro, perché lo Stato non ci è arrivato, la sanificazione dell'azienda, guanti, mascherine. Si può lavorare in sicurezza? Sì, ebbene, permettiamo di tornare a farlo. Le soluzioni sono queste. Ragazzi, per la cassa integrazione, nessun passaggio attraverso i sindacati, banca, azienda, lavoratore. Era la proposta della Lega: banca, azienda, lavoratore. Sull'agricoltura, nessuna sanatoria degli immigrati, i voucher. Reintrodurre per legge i voucher si può fare domani mattina per far lavorare studenti, disoccupati, precari, stagionali, cassintegrati, pensionati. Forse c'è qualcuno che vorrebbe tenere l'Italia chiusa ancora per settimane o per mesi. Perché? Ascoltiamo la comunità scientifica, seguiamo tutte le precauzioni. Però se altri ripartono, non possiamo essere stati i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire. Quindi noi ci siamo. Ripeto, non vedo l'ora di tornare nelle strade, a distanza, nelle fabbriche, nelle piazze, in mezzo alla gente. Non perdete la fiducia. Ogni tanto capita anche a me qualche giornata no. Qualche giornata in cui ti sembra che non funzioni niente, che non serva niente, tutte queste proposte e le proposte dei sindaci, e le proposte dei commercianti, le proposte degli studenti, le proposte degli operai. Tu le porti al governo? Niente. Le porti al ministro? Niente. Le porti qua, là? Niente. Non cambia niente. Però no, poi però mi dico, dobbiamo tenere la testa alta, occhi e orecchie ben aperti. La libertà dei nostri figli non può essere in vendita. Siamo pronti. C'è un'alternativa possibile a questa situazione? Sì. C'è un'alternativa alla precarietà, alla paura, alla clandestinità? Sì, io ci sono. Se il buon Dio mi concede di avere ancora tempra,
salute, voglia e coraggio. Non vedo l'ora che questo paese torni a costruire, azzerando la burocrazia, azzerando gli impicci burocratici, azzerando i vincoli. I controlli si fanno, sì, alla fine del percorso. Io scommetto sulla buona fede degli italiani, dei lavoratori, dei muratori, degli artigiani e degli imprenditori. Controllo alla fine. E chi sbaglia, mazzate. Però non si può bloccare tutto il paese con vincoli e controvincoli. Lasciamo lavorare questo paese. Un'Italia piena di gru, piena di cantieri, piena di lavori pubblici sulle scuole, sui ponti che crollano, sulle strade, sugli ospedali. Spero che tutti si siano resi conto che l'austerità imposta dall'Europa, chiudi qui, chiudi là, taglia qui, taglia là, alla fine è significata morte, a furia di essere costretti a schiudere ospedali, scuole, caserme, precarizzare il lavoro, esternalizzare la produzione e mandarla in Cina perché costa meno, svendere a multinazionali francesi o tedesche i nostri gioielli dell'alimentare, della moda, del tessile, del mobile. No, ragazzi, siamo l'Italia. Ci sono alcune cose che non ci raccontano come dovrebbero. Io ho visto un video del professor Montagnier, che è un Nobel, premio Nobel per la medicina. Lo ripubblicheremo su questa pagina perché morire che le televisioni italiane lo facciano vedere o ne parlino i giornaloni italiani o i principali siti, perché evidentemente certe notizie danno fastidio, certe notizie vanno silenziate, certe verità vanno messe sotto il tappeto. Professor Montagnier dice il virus, il coronavirus, è stato fatto, è stato creato. Poi non ho elementi scientifici, non sono un Nobel per la medicina, però come questo Nobel per la medicina ci dice non ce la raccontano giusta, altri Nobel per l'economia ci dicono state attenti, non andate a firmare in Europa la vostra ghigliottina. E quindi certo, in questo momento c'è questo governo e quindi finché c'è l'emergenza sanitaria si lavora con chi c'è in questo momento e poi non vedo l'ora di ricostruire. Siamo tanti, siete tanti e quindi Antonella dice mandateli a casa. Ragazzi, adesso bisogna salvare vite e salvare posti di lavoro. Poi occorrerà ricostruire il paese con prospettive totalmente diverse, serviranno le energie di tutti, le idee di tutti e quindi ritenetevi arruolati. Nessuno si senta escluso o tagliato fuori. È chiaro che molti di voi stanno denunciando quella che è un pensiero unico che attraversa quasi tutte le realtà informative italiane, però ci siamo. C'è la rete fino a che non la imbavagliano, ci sono donne, ci sono uomini che non sono numeri. Quindi io vi ringrazio per tutto il supporto, per tutte le idee e quindi avanti, avanti, avanti per i nostri figli. L'ultimo pensiero è a chi ha perso un po' di fiducia nella vita, in se stesso, nel futuro. No, ci troveremo ancora qua, con i negozi aperti, con le fabbriche aperte, con i nostri figli, con i vostri figli, con le garanzie di un futuro libero, libero, il lavoro, ovviamente fondamentale, la famiglia, il risparmio, il credo, per chi crede nel buon Dio, come me e tanti altri, non è un obbligo, ognuno può credere o non credere in Dio, però che questo non può essere un disvalore, il dirsi cristiani, il dirsi cattolici. Ecco, non vedo l'ora di tornare a incontrare l'Italia e gli italiani, al di là di uno schermo da cui vorrei uscire per ascoltare problemi e risolverli. Alcuni lo stiamo facendo, alcuni problemi li stiamo risolvendo anche online. I produttori di ceramiche che avevano i magazzini pieni e sono riusciti a tornare a esportarli, però perché non riaprire appunto i piccoli negozi, le piccole attività artigianali, le botteghe del legno, le falegnamerie, i negozi di bricolage, di giardinaggio,
i negozi di generi alimentari per il takeaway, per l'asporto, perché qua ci saranno intere categorie di lavoratori, baristi, ristoratori, albergatori, lavoratori stagionali del turismo, un disastro. Ecco, non vorremmo che questa clausura, che questa reclusione andasse avanti ancora a lungo, perché a qualcuno interessa così e conviene così. Quindi c'è in ballo il futuro del nostro paese, il futuro dei nostri figli, la libertà del nostro popolo, e la libertà non ha prezzo. Non esiste app che tenga, task force che tenga, ministro che tenga o organismo europeo che tenga. Io ci sono, grazie per quello che fate e soprattutto grazie per quello che farete. Mai mollare. Viva l'Italia e viva gli italiani, sempre e comunque.